Mamma ragazzi, ma cosa ha fatto Remo la barca? Cosa ha fatto Remo la barca? Remo, sei in chat? Che si chiama Anonymous con, lo dico ai moderatori se lo vedete. Ah, Gerisana, siete dei coglioni, eccomi. Jade mi ha scritto. Ma chi è Jade? Jade era sbirra? Ciao Pino, quando ti trovo libero sei sempre impegnato. Scrivo eppur c'è, dai, che fa ridere che un po' io con la sbirra, però me la gioco, mi ha fatto anche il cuore e il tre, eh. Ippur c'è, forse non è pur c'è, ippur c'è, dai, se risponde a ippur c'è, tre i, no, però no, cioè comunque Pino quando deve scopare non può essere così, dai, cioè comunque se... Allora, a parte che stasera mi voglio ripulire dalla bamba, uno. Anzi, potrebbe essere lei che gli dico proprio la scusa della droga con lei. La scusa della droga con lei. Posso usare per riprendermi, ok? Potrebbe essere un'idea questa. Ciao. Ti devo parlare, virgola. Ho un grave problema. Grazie di capirmi. Vabbè, no, però non mi ha ancora risposto, non posso dire grazie di capirmi. Ma scusami, ma c'è Francis? Ah, aspetta, no, aspetta, ma aspetta un secondo. Francis, sei tu? Sì, Pino, salve. Ciao, ciao Francis, Ti hai presento la mia conosciuto? amica. Salve. Ciao, come ti Io chiami? Snorlax. Snorlax, piacere. Scusa che sono germo. Vabbè che tu c'hai i guanti. Ciao, piacere, Pino. Hai guanti apposta per quello. E chi è la tua fidanzata, No, Francis? assolutamente. È un'amica. Vabbè, però comunque mi Assolutamente. sembra che state bene insieme, lo sai? Ma lei non si vede. No, ma siamo solamente amici. Solamente amici. Sta arrivando la sbirra. Senti, Aiutiamo la Francis, pizzeria. Francis, Sì. vieni qua, veloce, 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 Oh, Francis. vengo subito. Vieni qua dentro, vieni qua dentro. Oh, ma che mi chiamano? Aspetta, 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 aspetta. Minchia, Vino, è quella che mi serviva, sai? No, compa, ascoltami un attimo. Non farlo che è una cagata. Poi ti spiego comunque, ci sentiamo dopo. Devo Ok, parlare un attimo sì, con la sbirra. va bene, va Mi bene. raccomando, se vuoi proprio, Va bene, Pino, giusto grazie da mille. vedere altre. Buonasera. Va bene, va Buonasera, bene. buonasera Pino, tutto bene? Tutto bene, Jade. Vai, vuoi qualcosa da bere? Sì, dai, grazie. Cosa avete di buono? Non lo so, ragazzi, cosa possiamo offrirle? Un caffè, un frappè. Un caffè, io mi faccio un caffè se c'è, ragazzi. Anch'io un Sì, caffettino, c'è. grazie. Un espresso, Ottimo. anzi, mi fai per favore un espresso macchiato soia. Ce l'abbiamo la soia? No, la soia no, Pino. Latte Allora, latte, diciamo, non di latte, senza latte? di senza mandorla? latte, sì. Ah, latte senza latte, va, vai quello lì. Ah, latte senza latte. Mora! Ciao ragazze, come va? Eccola! Ciao Ciao, Ina! amore. Ciao Come sta? Robby, Bene? tutto Come bene? va? Che bella pancina che Anch'io, ma hai, aspetta, ma eh chi sì. sei tu? Come sono io? Ma chi è la... Ah, Chi è lei è domanda? Chi Jade, è? lei è Jade, lei è Jade. Ah, la conosco, sì. Sì, oggi abbiamo parlato tanto io e Robertina. Sì, volevo parlarmo insieme. Buonasera. Sì. È Signorina, pronto? lei voleva il Mi caffè? sento Caffè male. con latte però, per favore, latte, quello senza Sì, vabbè, latte. agente Ho 007. capito. Senza latte, il latte. Sì, no, non mi piace che dopo fa tutto, fa male il latte, mi fa ingrassare, che ce l'ha proprio costume, mo, eh. Non è che voglio diventare come mia. Ciao, capo. Guardi, se posso darle una Dai, che sto specialità. scherzando. Mi No, sei no, mancata guardi che io tantissimo. sono un Sì, dottore, eh? io appoggio la sua tesi con prove scientifiche. Dai, cazzo. Che Beh, cazzo. vuoi Ma un caffè dai. mia? Quanto siete dolci, capo? Anch'io No, voglio un grazie. caffè con 14 cucchiai di zucchero. Fa male lo zucchero, ragazzi. Beh, mia, che Avessi dici? una, Stai avessi una. bene? Buonasera. Sì, sto bene, Ciao, sto caro. Ti dai bene. 2-2. Ecco qua.
cazzo da Torino per una serata, no? Ok, devi caricare... Mamma mia, mamma mia. Comunque ti dico, pancia pancia, ma il culo è sempre proprio... È sempre... una fortezza di marmo. Sì, eh. Secondo te quanto pesi adesso in più rispetto a prima? No, poco. È un grammo, due grammi, un chilo? Ma neanche un... sì, un chiletto forse, dai. Un attimo, sento il pressing. Ma scusami un attimo, ma tu stai facendo a modo che stai lavorando qua in pizzeria? Io oggi sono stata tutta la sera. Pino, qua. Pino. Vasca. C'erano i ragazzi. Mi servirebbe un piacere, Pino. Che vuoi? Oh, ti hanno dato 550k? Ma che cazzo dici? Chi è che mi dai soldi? Te li hanno dati, me li hanno segnati sulle fatture, ho visto. 550, vedi che ti stanno fottendo. 150, 150. Ah, 150 sì, però l'ho restituiti già. A chi l'hai restituito? Io e Tonino abbiamo restituito tutti 150.000. Ah, io in realtà di quei soldi non ho visto neanche un dollaro. Buonasera. Confermo. Allora, ma senti, ci dovresti fare un piacere a me e a Tonino. E poi un altro. No, ma un piacere non è soldi, non guarda è niente. Questo solo... piacere di soldi gliel'hai fatta a Pascale, no? Okay. No, ne fatti. Allora, Sammy, se di, ci dovessi pestare la tua macchina per 10 minuti, è possibile? Ah, va bene, non c'è problema. Prendi quella che vuoi qua davanti. Quale? Ma perché sei senza macchina? No, mi serve quella da veloce. Mia, possiamo prestargli la macchina un attimo ai miei amici, la tua? No. Ah, vabbè, allora vado a prenderla io. Niente, simpatica così oggi lei. Perché il boss va. Prego ragazzi. Ma scusami, Pino. Vabbè, ma qua c'ho questo furgoncino qua, ragazzi. Pino, scusami Pino, ma non è qualcosa, ma non possiamo mai esordire nel mondo del sesso con questo furgoncino. Vabbè, però ragazzi, fate pure pubblicità all'attività, scusate, invece potete dire io volevo il Ferrarino. Ah? Il Ferrarino c'è lì. A proposito di questi furgoni? Immagino che non li potete prendere, no? No. No, devi dirglielo tu a loro. Mo glielo dico. Allora, un attimo che lo chiamo. Non posso dire queste robe in RP, raga. Cioè, fate un ticket. Sta per avvenire il più grande trasferimento del mercato. Occhio. Dai. No, ma dopo glielo dico, dai. Non li ascoltano loro, capito? Ma dimmelo offline. Ma lo farò con calma. Oh ragazzi, lo volete sta cazzo di cosa o no? Vabbè, no, mettila nel garage perché tanto dopo non possiamo usarla, possiamo vai. Chiuderla. Non possiamo chiuderla, ce la fregano, capito? Pia. Max, ma che succede? La mia dov'è? Come si fa a far suonare il clacson, raga? Con che tasto? Leggi J, adesso la leggo, raga. T? Uè bella! Tutto registrato. Pizza? Calda? Oh, ma sto camioncino? Quanto fai? Io 50k. Mamma mia. Ma ragazzi, ma... sei geloso che stanno tutte con me adesso, eh? No, non t'avevo manco visto, sinceramente. Fabrizio Corona, non t'avevo manco visto. Occhio! Cazzo che si mette a posto. Oh compa, ma... vabbè, no, devo metterla a posto. Ma perché andando? No, Tony, non te la prendere col furgone. Non te la prendere col... Oh, ma perché devi diventare così violento, compa? Vuoi... No, oh raga, io vi do delle femmine belle, raga, ma ci sono una marea di macchine qua intorno, scusate, io non ce l'ho qua il Ferrari, ce l'ho a casa. Ma capisci, sta moglie, state zitto, un ballo di femmine, stai zitto. Oh, ma dobbiamo farci delle foto, abbiamo una cazzo di foto insieme, oh. Scusa.
Oi, che succede? Tutto bene? Ma lei la vede la macchina? Messo a foto un fragolino. Che macchina? Madonna, che cazzo è? Ma chi è che è entrato con questa macchina? Pino. È un non pensante. Pino, piacere. Buonasera, piacere signorina, come ti chiami? Sono lieta di conoscerti, proprietario, lei giusto? Sì, io sono il proprietario della terrazza. Sì, e io sono la fidanzata. Vabbè, non ci sto provando, mi sto presentando. Ok, ciao, Pino, sì, è veramente un piacere conoscerti. Scusa, lei di Ostia, non sono fatti così. Tranquillo, non ci sto provando. E anche buonasera all'amica, hai mal di testa? Stai male? Sei incinta anche te? Un po', sì. No, non è incinta. Ah, ok, no, perché la mia ragazza è incinta, allora pensavo che anche lei ci aveva un po'. Lei è il proprietario? Sì. Questa macchina, raga. Molto piacere di conoscerla. Faccia sparire. Molto piacere, ragazzi. Senta, ma cercate personale? Guarda, sì, perché no? Che cosa ti occupi tu? Allora, io ho fatto per un po' di tempo il barista. Buonasera. Sì. Allora, guarda, ti lascio un numero di telefono. Sì. Chiami questa persona qua. Posso dire che lei c'ha un mento dirompente? JJ, ti chiami? Sì. Ah, vai, vieni. Lui è il mio direttore, lo chiami, comunque qua fuori, Angel. Ah, okay. Domanda, così lo puoi incontrare subito. Una domanda, posso fare una domanda? Vai. Ma per appendere i quadri usa il mento? Compa, fai una cosa, vai a fare in culo, va, per favore. No. Neri. Allora. Buonasera. Va bene, grazie per il contatto, signor Pino. Grazie a te. In bocca al lupo, se deve essere sarà, non ti preoccupare, compa. Va bene, arrivederci. Ancora, mamma mia, che palle. Andiamo a vedere? Qui hanno sparato fuori dalla pizzeria. Continuo qua fuori. Madonna. State attente, ragazze, tu stai dentro, Mia. Mia, tu stai dentro. Ma va bene, sì. Stanno sparando, agente. Agente, tutto bene? Vuole qualcosa da mangiare? Sì. Glielo do subito. Lei è del locale? Sì, sono il titolare. Sì, sono il titolare. Ragazzi, potete dare qualcosa alla gente che non sta bene? Subito. Penso che gli hanno sparato. 7-7, per quanto ha bisogno, agente. Siamo. 7-7, grazie. Che mi dovevi dire? Posso darle il bonifatto? No, scusa. A chi li do il bonifatto? Piano. Dove ci mettiamo? A metterti qua? Ci fa a sdraiarsi. Così si dovrebbe sdraiare. Siediti, frate. Vai. Che è saltato? Ma è saltato tutto praticamente. Ho capito, che il cavo si dice, ragazzi. Eccomi, scusa. Mi senti? Sì. No, vieni, alzati un attimo, che sono stato male un attimo, sono tipo, è successa una cosa. Che è successo? Un casino, guarda, c'ho la testa veramente. Che è successo? Stai bene? No, non sto bene, non sto affatto bene. Mamma mia, male di schiena. Posso cominciare, Mia? Dimmi. Ma che entri nella porta? Ma sei comoda così? Sì. Vabbè. No, niente. Ma che hai fatto? Niente, Mia, ti devo parlare, però non so come dirlo perché mi vergogno. Che cosa? Che è successo? Aspetta, non mi accusare però, Aspetta. Di cosa ti vergogni? Mi vergogno dell'uomo che sono diventato. Questa città mi sta uccidendo, Non mi dire che hai fatto di nuovo uso di polvere. Ma lei lo sa già. Sì, però penso che ormai è diventato un problema. Oddio mio. Ma perché?
Qual è una che... cosa, perché? Perché mi piace, cioè che cazzo di ragione è che pippo così per perdere tempo, mi piace... Ma ho capito, ma cioè, la devi smettere, cazzo! Cioè, ti ucciderà quella roba, capisci? Non puoi andare avanti così, ok? Cosa fai? Ah, niente, vedo cosa, faccio... Ma che stai facendo? Ma cosa stai toccando? Dio, ma la smetti, devi smetterla con quella roba, ok? Non va bene. Ah, lo so, non lo so. Non va niente bene. Comunque, no, stavo provando... voglio parlare con la poliziotta perché vorrei, diciamo, iniziare un percorso di disintossicazione. Esatto, lo penso anch'io, cazzo. Ma perché sei diventata, quando litighiamo diventi così, sì, speciale? Non stiamo litigando, però cazzo, cioè, io ci tengo a te, non voglio che ti uccidi con quella roba, ok? Cioè, che sennò che padre saresti? No, no, per l'amore di Dio. Per l'amore di Dio, hai ragione. Comunque, e quindi devo... Per quello devo sentire. Quanta ne hai presa? L'ultima volta? No. Tipo, boh, 90, 100 sacchetti. Oddio, c'ho un malore. Vabbò, dai, vedi, già mi fai venire l'ansia. Tu, anziché aiutarmi, questa sei la persona che deve stare al mio fianco. Anziché aiutarmi, fai venire l'ansia. Ma sto male. Allora, ti porto... Esiste... Qua c'è in città un centro di... tossicodipendenti. Allora, innanzitutto non mi offendere. Uno. Non è un'offesa essere... un tossicodipendente. Non è che si fa così. È una mia debolezza. Ho contattato la polizia e stavo andando appunto a parlare con questa poliziotta perché mi potrebbe aiutare in un percorso. E io sono contenta se ti aiuta in un percorso. Ma scusami un attimo, invece, cambiando argomento, ma tu stai lavorando nel locale o stai facendo un cazzo? Allora, che sta scusa secondo me di sta cinta inizia a essere una cosa per non lavorare, fammi capire. Non è una scusa, però se io vengo e ci stanno tre ragazzi dietro al bancone mi dici che faccio? Tu non ci sei mai. Mamma mia, fa incazzare, guarda. Perché? Dai, andiamo a fare sesso. Come andiamo a fare sesso? Aspetta, sto fumando. Non fa bene fare attività mentre fumi, Quella foto. Ah, quindi vabbè, mi stai. No, no, ti sto dicendo, fammi finire di fumare. Perché non fa bene, capito? Ah, però più dopo forse. Vabbè, dai, chiamiamo. Quella foto con Fragolina. Con Fragolina. E chi è Fragolina? La foto che hai messo su Instagram. Ah, Madonna. Eravate proprio una bella coppia. Ascolta, la persona. Allora, non sai neanche cosa è successo perché a te non te ne frega un cazzo del locale. Tutti i giorni, anziché fare le pulizie, darmi una mano qua, organizzare eventi, ne stai ma in scusami, giro. Ma io sono. Scusami, ma secondo te tu mi ci vedi a fare. Ma le pulizie, cioè. Oh, le pulizie perché è vergognosa una cosa da fare le pulizie, ma fammi capire. Ma faccio le pulizie, che cazzo. Cioè, ma ti pare che io mi metto a fare le pulizie? Ma che discorsi fai? Vabbè, ma non è che ti ho detto di fare i bocchini, ti ho detto le pulizie, Ma non le faccio le pulizie, ok? Cioè, non esiste proprio. Vabbè, ho capito, non è che però ti ho offeso, ti ho detto le pulizie. Ho capito, ma se è il mio fidanzato mi metti a fare pulizie. Ma appunto perché tu sarai la madre di mia figlia, voglio una... Cioè, perché tu non le fai a casa le pulizie. Sì, ma non vengo qua a fare le pulizie. Ho capito. E come lo paghiamo l'affitto di casa? E che ne so? Ah, capito. Con Fragolina che fa le pulizie. Quindi se metto una foto con Fragolina che fa le pulizie, che dopo che ha fatto le pulizie, no, non mi rompere non i coglioni, ok? Fragolina non fa le pulizie. Sì, Fragolina, perché tu c'eri quella sera lì? C'eri? Che è rimasta qua a pulire tutti i coriandoli che abbiamo fatto una festa. Ma allora che cazzo parli? Non mi parlare in questo modo. Guarda veramente, guarda. No, non mi guarda che ti sto prendendo in giro, Che cosa? No, dico che non è che devi fare, ti sto prendendo in giro, che non è che ti devi mettere così con quando ti metti così che fai l'offesa. C'ho ragione, punto e basta. Capito? Ora mi tocca fumarmi un'altra sigaretta e mi ha fatto incazzare.
vuoi una canna? Ancora, ci sto dicendo che sto uscendo, ma vedi che Bob non mi ascolti comunque. Io... Ma è meglio, scusami, ma meglio l'erba della... Ma cocaina. Cosa stai dicendo? Le droghe sono tutte uguali, non diciamo fesserie per favore, eh? Non diciamo fesserie, io sono molto contro alle canne. Chi è? Boh, ah, è Ono. Ah, è. Sei diventata amica, eh? Quelle lei c'ha come amica, capito? E poi non vuol fare OnlyFans con me, capito? Guarda, raga, c'ho un cazzo di insetto che mi sta girando intorno. Grazie, grazie. Comunque, te l'ha detto Tottoi della caccia al tesoro? Ci stiamo organizzando? Oh! L'ho ammazzato, figlio di puttana. Amore mio. Mi senti? Sì, ti sento, sì, però ascoltami un attimo, se c'è uno c'è un blocco mente, ma ti pare una cosa normale che ti metti a prendermi a cazzotti in faccia? Ma ti sembra una cosa normale? È divertente, senti. È divertente per i tuoi amici. Te l'hanno detto della caccia al tesoro? Che sta organizzando la... Allora, guarda, mia, ti dico una cosa. Se mi rimetti un'altra volta, rimani addosso, io ti denuncio, ok? No, sono molto serio su questa cosa qua. Affetto, tipo, ma non me ne frega un cazzo, ma io me lo permetterei mai di metterti le mani addosso a te. Mamma mia, vabbè, me ne vado. Ah, ma brava. Dirlo? Perché vorrei essere uno normale. Vieni qua. Andiamo qua, sulla panchina. Sì, scusa. Quindi, ti piacerebbe essere uno normale? Ti ha fastidio se mi tolgo la camicia che è tutta sudata? No, no, spogliati pure, siamo al mare. Guarda, c'è giornata. Mare. C'è una birra tu qualcosa? Sai che non ho un cavolo? Aspetta che guardo. Aspetta, la do io. È arrivata? Una volta ti faccio assaggiare una cosa buonissima, se ti va. Sì. Sì, buonissima. È da mangiare. Ah. Magari ti solleva l'umore. Ah, parliamo così? No, scusa che non ho capito come mi sono... Scusa. Mi sono seduto dall'altra parte. Che succede? No, niente. Mi stavo... Ti è arrivata la birra? Che te l'ho passata? Controllo. Ragazzi, scusate, ma c'è qualche locale qua in spiaggia? È quello davanti a te il locale, guarda, lo vedi là dietro? Lo vedi? Ma in spiaggia no. No, là, la terrazza da Bino. No, ma in spiaggia, dicevo, non c'è niente. No, forse quello, non lo so. C'è quello là dove... quello là in fondo, compa. Sì, col tritore. Ma mi dice che non te la posso dare a te la birra? Di qua? Non la puoi dare. Grazie. Arrivederci. Vabbè, non ti preoccupare, non ho tanta sete adesso. Comunque, niente, praticamente c'ho un problema di dipendenza da anni, che però nelle ultime settimane... facciamo, vieni dietro di me un attimo che ce la facciamo. Un po' confusa. Vabbè, no, ma volevo fare una foto perché comunque sei una persona che mi sta dando la mano, mi voglio ricordare questo momento, no? Se, no, se ti senti in imbarazzo lo tiro via, non ti preoccupare, non è che ti volevo usare come oggetto per fare le foto, eh? Vabbè, dai, tanto non succede niente. Comunque, hai capito, allora? Assolutamente, ma domani sera che fai? Non lo so, scelgo sempre al momento, solitamente. Ah, sei una... Ma perché sei così rigido? Cosa hai fatto? E te l'ho detto, la cocaina. Hai le spalle un po' rigide. No. Mi vuoi sciogliere un attimo? Un po' rigido, sì. Vediamo la postura. Ma sì, tu sai fare i massaggi? No, non faccio massaggi. Quelli magari sempre da un fisioterapista. Ah, no, praticamente che fai, scusa? La
gente di solito. E la persona? No, beh, ma io ti devo mettere a fare il massaggio, scusa. Chiedi a tua moglie. Vabbè, ma non è che qualcosa di... Come si dice? Ma pare che adesso ti mi metto qua. La faioschi. Ne regala 5. Grazie, fratello. Spandi mecenate e paghiamo il sì. E paghiamo il sì. Domande strane. Non ho capito. Mi fai certe domande strane. Ma ti faccio certe domande strane perché qua praticamente c'è la gente che è gelosa dopo, eh? Ci gira attorno. Comunque domani sera ci sei. Come mi piace quando ridi, lo sai? Sì, mi prendi in giro. No, veramente. Un sacco in realtà. Ma ridi con tutti? Oh, cioè proprio sei una persona solare? Sì, sono allegra. E non ti droghi, eh? No, sono super attiva così, di mio. Ma tipo se io mi faccio una canna con te, è illegale? No, ci sono le canne legali. Stanno al negozietto... Che stanno al negozietto là vicino al coso... Come cazzo si chiama? Vabbè, c'è un negozio che le vende, quindi ci sono le canne. E se... No, dico una canna normale? Canna normale... E qui io conosco quelle là legali, non conosco... Ma ascoltami un attimo, ma per uscire, diciamo, da sta roba della cocaina, tu non è che sai se qualcuno mi può... prescrivere tipo chetamina, metadone, diciamo un farmaco legale? Veramente non lo so. Beh, ti ho dato un input di cosa potresti fare domani. Potresti andare in ospedale a parlare con qualcuno. E mi ci porti tu? Oddio, sì, se vuoi ti accompagno. Vorrei che tua moglie sia gelosa. Anco, dal con sta moglie, dal. Andiamo. Ovviamente. Scritto così, questo è game, amici. Prendo tutta la lettera. Non ho capito? Attenzione. Io prendo tutta la lettera. Attenzione. E che hai preso la lettera? No, prima mi ha scritto mia moglie. Ma poi l'hai accompagnata. A dove? Non lo so, mi hai detto tu prima. Aspetta, cosa hai scritto? Mi hai scritto? Prova la giocata che ci sta. Devo portare mia moglie in ospedale. L'hai portata? No, non l'ho portata perché praticamente c'ho tutta sta paura qua poi di perdere il figlio. Ma devo vedere un attimo, pure con un ginecologo. Ma è incinta. Sì. C'ho paura che sia un po', diciamo, speciale io col fatto che io faccio uso di droghe, sai quelle. Beh, starà facendo le visite, no? No, non l'ho ancora fatta. Vabbè, le farà, dai. Comunque grazie, veramente, che mi sei stato ad ascoltare. Ma scusami, no. Adesso no, dimmi una cosa. Allora, siamo davanti al tuo locale, guarda. Allora, ti ho dato un abbraccio per ringraziarti, eh. Ah, così, aspetta, te lo do io un abbraccio, dai. Te lo ridò? Cioè, che c'è di male in un abbraccio, scusa? Questo. Ecco qua.